Buongiorno, siamo qui oggi collegati in diretta dalla mostra Visioni e bellezze sulle rotte transoceaniche al Palazzo della Borsa di Genova con Mario Niva Zignego e Luisa Chimenz, professori del Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova. Buongiorno. Partiamo da professor Mario Zignego, coordinatore del corso di laurea in design del prodotto e della nautica ed esperto del mondo navale e nautico, che ci introdurrà alla storia dei transatlantici in Italia e del ruolo che hanno avuto per la navigazione italiana. Prego. Ancora buongiorno. La storia dei transatlantici e dei liners, chiamati così perché facevano le rotte tra l'Europa e le Americhe, è una storia molto affascinante, una storia che parte alla fine dell'Ottocento e si sviluppa per sino alla Seconda Guerra Mondiale e anche oltre. Declinerà completamente dopo l'avvento degli aerei come trasporto passeggeri fondamentalmente. Le navi rappresentavano non soltanto un mezzo per raggiungere le Americhe di terza, di seconda e di prima classe, ma erano anche degli ambasciatori dell'Italian style e dell'Europa style nei confronti degli Stati Uniti, e prevalentemente gli Stati Uniti, ma il mondo intero. Le rotte erano rotte prevalentemente per le Americhe e nello specifico le navi italiane facevano tantissime rotte per il Sud America e quindi Argentina, Brasile e poi successivamente anche per gli Stati Uniti. Le navi erano quasi tutte costruite tra Genova e Trieste, quindi la parte adriatica, la parte tirrenica dell'Italia, e avevano fondamentalmente tutte un unico standard, ovvero quello di essere le navi più belle, più veloci e che potessero rappresentare, soprattutto nel periodo a cavallo tra le due guerre, rappresentare quello che era il regime che regnava in Italia. E quindi i nomi sono tutti nomi che ricordano i conti, sino ad arrivare al Rex, che è l'emblema del reale proprio del regime, prima dei Savoia e poi addirittura al regime fascista. Le navi erano un concentrato di tecnologia e in quegli anni si erano sviluppate le due scuole. Uno erano le navi ancora a vapore e a fianco iniziavano le navi diesel, e quindi ad ogni varo c'era sempre delle grosse novità che permettevano di aumentare la velocità di navigazione e il comfort. Logicamente, dopo il disastro del Titanic, sono state introdotte delle norme molto più severe sulla costruzione e sulla compartimentazione delle navi, soprattutto perché le persone che attraversavano gli oceani avevano timore di attraversare così tanti giorni e stare in mezzo al mare e ogni tempo. Oggi la nave da crociera, se le condizioni meteo non sono ottimali, può fermarsi. Quelle non dovevano fermarsi, dovevano comunque attraversare l'oceano. Per cui, oltre alla tecnologia motoristica, si sono anche evolute tantissimo dal punto di vista dell'architettura navale e quindi della sicurezza a bordo. Parallelamente alla sicurezza e alla tranquillità della navigazione, queste navi rappresentavano, come abbiamo detto, il regime, che fosse quello italiano, ma poteva essere anche quello la Repubblica Francese, gli inglesi, i tedeschi, e quindi all'interno le navi venivano allestite nascondendo tutto quello che poteva essere struttura, tutto quello che poteva essere la macchina, per far vivere ai passeggeri, logicamente di prima classe, una traversata come se fossero all'interno di un palazzo italiano, nel nostro caso. E quindi la decorazione interna, prevalentemente di tipo eclettico, nascondeva tutta una serie di stili, mischiava gli stili e in qualche modo riproduceva quello che erano le grandi architetture
italiane, e nel regime poi totalitario che abbiamo avuto tra le due guerre, addirittura con i fasti romani e i fasti imperiali. Grazie mille al professor Mario Zignello. Passiamo ora a Luisa Kimmels, docente di storia del design, che commenta con noi l'evoluzione a bordo dei transatlantici dal punto di vista degli allestimenti interni. Prego. Buongiorno. Quello che succede a bordo dei transatlantici, dei liners, in realtà segue a stretto giro, con pochissimo ritardo, l'evoluzione del design neonato in Italia. Neonato perché appunto copriamo un'epoca che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60 del Novecento. All'inizio due scuole, una scuola genovese più improntata all'eclettismo, alla magniloquenza, allo stupore, e invece una scuola palermitana con Ernesto Basile. La scuola genovese vedeva come protagonista la famiglia Coppedè, e una scuola palermitana con Ernesto Basile e gli allestimenti di Ducrot, che invece porta in Italia e nel mondo, grazie appunto ai viaggi transoceanici, quello stile liberty, leggero, floreale, se vogliamo anche con delle citazioni siculo normanne che talvolta salgono sulle navi. In qualche modo poi però negli anni si inserisce giustamente uno spirito di modernità che viene appunto chiamato dagli storici la nave Novecento, in cui la Gesamtkunstwerk, l'opera d'arte totale, viene creata, pensata e progettata innanzitutto da Finali Pulitzer, il quale, costretto ad andare negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, ha poi modo di tornare in Italia e a stabilirsi qui a Genova. Il campo triestino rimane comunque vivo, e in particolare con un gruppo di giovani architetti che porta avanti il funzionalismo, se vogliamo, piuttosto che un'ottica di efficienza e di comfort che si riverbera anche sulle classi in qualche modo più turistiche. Quindi se nella prima classe, la classe lusso, è l'occasione di dare grande sfoggio, come accade per esempio sul Conte di Savoia, dove tutto l'allestimento viene curato da Gustavo Pulitzer, salvo il Salone delle Feste, che viene ancora, se vogliamo, perdonatemi l'espressione un po' forte, forse un po' nostalgicamente, affidata allo studio Coppedè, che ne fa una citazione magniloquente. Forse la società, così come accade per il design, non era ancora pronta per questo stile asciutto che Pulitzer aveva assorbito nel suo periodo di formazione, nella vicinanza con il Deutscher Werkbund. Ma in ogni caso gli storici riportano come l'effetto wow della sala fosse assolutamente gradito agli ospiti americani, che rivedevano già in questo ambiente a bordo della nave quello che poi si aspettavano di trovare in Italia. E l'evoluzione degli ambienti nautici segue l'andamento verso la modernità degli ambienti borghesi, e via via il successivo, se vogliamo, accorciamento delle distanze stilistiche tra le classi, nonché l'aggiornamento appunto anche delle dotazioni all'interno delle cabine, nelle aree refettorio, anche delle classi più turistiche, segna proprio il passo della società che sta andando verso una nuova modernità. Grazie molte professoressa Kimmels. Attendiamo qualche secondo se qualcuno ha qualche curiosità o qualche domanda per i nostri due professori. Va bene, perfetto. Ringraziamo i professori
per essere intervenuti oggi con noi. Grazie mille e arrivederci. 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 Vabbè, grazie.